siamo qui con Flavio Bizzarri, prima volta a Napoli per il Grand Prix. Qual è la tua impressione del pubblico, l'accoglienza e l'approccio anche con i ragazzini? Beh, sicuramente rispecchia un po' quello che è l'animo, penso, di Napoli, no? Quindi c'è stato un affetto travolgente da parte di tutto il pubblico, sia bambini ma anche tanti genitori che hanno accompagnato i loro figli. E credo che sia un evento che appunto rispecchi veramente quella che è l'essenza di una città, che fa del calore, della voglia di accogliere il proprio essere, il proprio io. Questa venuta qui a Napoli è breve, però hai avuto modo magari di girare un poco in città e magari mangiare una pizza? Guarda, ieri sono andato per la prima volta nella mia vita a Napoli, perché non ho mai avuto l'onore di visitarla e è stato anche un peccato mio, sono colpevole di questo, però ieri pomeriggio, non avendo gare, siamo usciti e ci siamo fatti un bel giro e devo dire che è veramente una città splendida, meravigliosa, assolutamente, me la descrivono tutti in maniera esaltante. Ieri effettivamente ho potuto constatare con i miei occhi che ce ne sono poche, insomma, di città è uguale. Io poi vengo da Roma, quindi è difficile per un romano quando esce da quella città dire c'è una città bella quasi quanto Roma o quanto Roma, quindi insomma veramente molto bella, mi è piaciuta. Al di là della vostra partecipazione qui, che è di spettacolo, e anche per tutti i ragazzini che vedono voi come idoli, mostri sacri, in arco quali sono state le presentazioni in questa piscina Scandone, che tra l'altro da qui a un anno subirà un restyling per le Universiadi? Beh, innanzitutto io mi auguro di poter stare qua alle Universiadi, perché ho fatto entrambe le edizioni precedenti e insomma mi dispiacerebbe molto non qualificarmi per essere qui poi in Italia. E devo dire che le sensazioni sono state anche discretamente buone, soprattutto sui 50 metri. Addirittura ieri ho fatto il record stagionale da carico di lavoro, quindi sicuramente c'è stata una buonissima sensazione. Sul 200 un po' meno, ma legato al fatto che comunque il riscaldamento c'è stato un po' di tempo prima e non era ben caldo, quindi, però insomma vediamo oggi anche sul 100, sono fiducioso. Perfetto, quindi in bocca al lupo per i prossimi obiettivi e arrivederci all'anno prossimo. Credi, grazie mille e saluto tutte quante la community di Sport Life. Grazie.